Alle 7:39 invece ci colleghiamo dall'altra parte del mondo, quasi, o meglio, andiamo nella zona del Caucaso, da quelle parti lì più o meno. Stiamo andando in Georgia, ci colleghiamo con Tbilisi, dove è collegata con noi in questo momento dall'aeroporto appunto di Tbilisi, Chiara Squarcione. Buongiorno, Chiara. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, grazie per questo collegamento. Allora, Chiara, tu fai parte di una delegazione di Europa Radicale che è partita dall'Italia il 25 di ottobre per andare a dare un'occhiata, così per usare un eufemismo, a cosa sarebbe successo appunto per le elezioni in Georgia. Ma perché era importante essere lì e poi cosa è successo? Allora, innanzitutto era importante ed è importante non solo essere stati, ma continuare a venire, ad essere accanto al popolo georgiano, perché queste elezioni sono state delle elezioni cruciali, non solo per la Georgia, ma in realtà per tutto quanto quello che è l'assetto geopolitico e diciamo, gli equilibri, non solo di quest'area del mondo, ma di tutta quanta l'Europa. Perché? Perché è chiaro che il vicino del nord di questo paese si chiama Russia, paese con il quale la Georgia intrattiene ovviamente, soprattutto per vicinanza, rapporti economici tuttora da moltissimo tempo, che sono sostanziali per un paese che è comunque estremamente povero ancora, però dall'altro lato è ovvio che è un paese che ancora non è riuscito del tutto ad emanciparsi da Ecco. una certa aura. Soprattutto politica e culturale Ricordiamo che, russa Chiara, ricordiamo che post-sovietica. la Georgia sarebbe una nazione indipendente a tutti gli effetti dal 1989 più o meno, giusto? Cioè dalla caduta appunto Sì, della grande Unione esattamente, ma nel Sovietica, senso che in ovviamente, teoria. certo, caduta del muro di Berlino, cambiano una serie di cose, dopodiché ricordiamoci che in quest'area del mondo ci sono state guerre civili, ci sono state sanguinose battaglie, quindi diciamo che in realtà sono circa 25 anni che veramente questo popolo è libero e veramente in un percorso profondamente Ecco, democratico. In più però non aggiungiamo a tutta la questo Georgia, che, perché ci sono due zone esatto, appunto della infatti ti stavo Georgia, che dicendo, sono l'Abkhazia e l'Ossezia, che sono occupate dalle forze appunto militari russe. È esatto, tu come, dimmi se considera sbaglio, che Chiara, è come se noi avessimo, che ne so, il Piemonte e il Veneto con gli svizzeri che ce lo conquistano, ok? esatto, solo che non sono svizzeri, come Ecco. dice una romana che è abituata alle guardie svizzere, ma sono circa 150.000 militari russi che occupano dal 2008 il territorio georgiano. Ora è chiaro che siamo in epoca post-sovietica, quindi non stiamo facendo paragoni di questo tipo, ma c'è un tema che sono 25 anni che c'è un personaggio in Russia che si chiama Vladimir Putin che sta effettivamente costruendo nuovamente un regime. Il suo ideologo parla con chiarezza del fatto che vogliono dare un nuovo assetto mondiale a tutto quanto, appunto, a tutto quanto il mondo, e quindi propongono una strada che è assolutamente contraria a quelli che sono i principi democratici, liberali, che sono propri della comunità europea. Ora, in Georgia esiste una fetta di popolazione, soprattutto giovane, ma non solo, quindi sto parlando più che altro di universitari, ma anche di lavoratori, diciamo, quella fascia fra entro i 50 anni, che invece guarda assolutamente all'Occidente, guarda assolutamente all'Europa e a tutto ciò che l'Europa significa. Significa pace, significa democrazia, significa libertà, significa diritti civili. E queste elezioni erano un po' anche appunto per definirsi, per capire, per decidere da che parte andare. E com'è andata però? Com'è andata? È andata che innanzitutto c'è un panorama politico molto frammentato. Da un lato c'è Georgian Dream, che è questo partito conservatore di Ivanishvili, che è il partito filo Putin, vado semplificando Ok. alla grande, poi vi guarderete la biografia di Ivanishvili e capirete che cosa intendo. E dall'altra parte c'era un gruppo di opposizioni molto variegato, con quattro forze principali, che hanno firmato perché la presidente Zurabichvili, che chiamerò Salomè perché sono impronunciabili i cognomi, ha richiamato all'ordine, diciamo così, facendogli firmare una carta di accordo in modo tale da non andare a disperdere, come dire, i voti delle forze democratiche. È andata che la gente è andata a votare in una buona percentuale per questo paese, siamo abbondantemente sopra il 50% degli aventi diritti al voto, scusate la voce sopra dell'aeroporto.
E quello che è successo è che non tanto a Tbilisi dove noi eravamo, ma nella periferia di Tbilisi e nei paesini intorno, nei villaggi intorno, Tbilisi è l'unica vera città della Georgia, ci sono state violazioni, violenze, intimidazioni, soprattutto va detto da parte degli affiliati a Sogno Georgiano, per cui molte persone non sono andate a votare. La presidente Giorgia Vicentini ha detto non cedete alla paura, andate comunque a votare, si è sentita di dover fare questo appello durante il giorno del voto. Un'attivista di una dei partiti di opposizione è stato brutalmente picchiato e quindi è stato anche ricoverato in ospedale. Ci sono state evidenti violazioni, dopodiché diciamo anche però una cosa e chiudo, che il paese ne è uscito spaccato. È ovvio che quando tu vedi che fra le proiezioni e i dati reali ci sono 10-13% di distanza, è evidente che c'è stato qualche problema e non è possibile che i piccoli villaggi della periferia estrema abbia votato il 100% degli aventi diritti al voto. Insomma, si chiamavano percentuali bulgare, oggi le Oggi vogliamo chiamare Giorgiane. percentuali putiniane, non lo so, sì, esatto, decidiamo come chiamarle. È evidente che questi sono tutti segni di una infiltrazione potente non solo della propaganda russa, ma della mano russa sull'andamento di queste elezioni, che appunto non solo per l'Europa, per noi europeisti sono cruciali, ma ovviamente sono cruciali anche per Putin. Insomma, è fondamentale quindi, come dicevi te, esserci e continuare appunto a rimanere con gli occhi ben aperti perché, insomma, se l'Europa è quella cosa che vogliamo e tanto vorremmo fosse, anzi, magari anche più presente e più strutturata, si passa anche da questi momenti che sono cruciali per la vita dell'Europa e quindi anche poi, ovviamente, poi riporto tutto anche dell'Italia e quindi anche di noi milanesi, perché poi questo, per ricordarci dove siamo inseriti, no? Se ho tempo dico una cosa Dimmi, dimmi. volante, proprio per dirti quanto hai ragione con questa affermazione. Ieri eravamo in piazza, in Shota Rustaveli Avenue, che è questa enorme strada nel centro di Tbilisi che passa proprio davanti al Parlamento, in una manifestazione partecipatissima, piena di gente. Noi come Europa Radicale eravamo là con il nostro banner Georgia is not Russia, che sembra una frase banale, ma in realtà è sostanziale. Abbiamo ricevuto tantissimo sostegno dai georgiani presenti e quella piazza è stata chiamata dalla presidente Salomè, che dal palco ha detto una cosa molto forte, ha detto al suo popolo, ha detto ai georgiani, in piazza erano veramente tanti, no, voi non avete perso queste elezioni vi sono state rubate, che è chiaro che è un posizionamento anche leaderistico, perché un po' effettivamente queste opposizioni sono un po' sparpagliate, insomma, non stanno capendo bene come poter prendere in mano la situazione, e però la forza di questa donna, di questa presidente, di aver avuto l'idea di chiamare in piazza i georgiani hanno risposto sì, la Georgia dice sì alla democrazia, dice sì ai diritti civili, dice sì all'Europa. Anche tante bandiere ucraine ieri in piazza con voi, so, giusto? Tantissime, tantissime, i muri di Tbilisi gridano Slava Ucraini. Da tutte le parti, ci sono bandiere della NATO, ci sono bandiere dell'Europa, bandiere dell'Ucraina, perché è evidente, ti faccio un esempio, quando noi diciamo propaganda, che cos'è la propaganda? Vi faccio un esempio, sui muri di Tbilisi, Georgian Dream ha riempito questi muri di foto di città ucraine affiancate a città, invece anche piccole città come Gozi, per esempio, della Georgia, e la scritta sotto è molto semplice, se non vinciamo finiamo come l'Ucraina. Questa si chiama propaganda, questo significa fare leva sulla paura delle persone, questo Intimidazione. significa essere intimidatori e la risposta dei georgiani è sventolare le bandiere ucraine a supporto ancora una volta di chi oggi sta difendendo i confini orientali della nostra democrazia, che è appunto la resistenza ucraina. Ecco, insomma, e se tante bandiere europee vengono sventolate in quei luoghi, facciamoci anche le domande. Magari poi quando parliamo di Europa non pensiamo solo alle quote latte, a cosa dice l'Europa sul moscardino, quelle cose lì. Ecco, nel senso, quindi l'Europa è davvero qualcosa di importante e interessante e grazie agli attivisti come voi che, insomma, ce lo ricordano ogni Grazie. giorno. Grazie mille a Grazie a Chiara voi. Squarcione, grazie mille alla delegazione appunto di Europa Radicale che in questo momento sta tornando da Tbilisi in Italia e, insomma, ci sentiamo e ci aggiorniamo sulle prossime, va bene? Certo. Un saluto, grazie a tutti e a tutte. Arrivederci. Grazie Ciao. mille ancora Chiara Squarcione, andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qui sempre alle 7:49 su Cristian Radio. Good Morning Milano!